Signore, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel secondo episodio della IBD University. Come sempre sono Domenico, questo è Positive IBD. Oggi ragazzi un video per le donne, per le ragazze soprattutto. E andiamo a vedere ciò che abbiamo visto anche nel primo video per gli uomini. Questa volta per le donne, ovvero come può essere vista l'IBD nella vita per vivere meglio oppure per avere una visione che porta vantaggio nella vita. Ok, mi sono preso degli appunti. Così non mi dimentico, tre appunti, giusto due cosette. Allora, ecco come vedere l'IBD per le donne, ovvero l'IBD, cioè solo l'IBD per le donne, non influisce pesantemente su ciò che di importante c'è nella vita. Ah, questo ragazzi è bellissimo, se vedete l'IBD in questo modo e soprattutto se capite come funziona la realtà e quali sono le cose importanti nella vita, vedete che l'IBD non ha tutto questo peso e che se prendete le scelte giuste addirittura può essere un vantaggio, addirittura può essere un vantaggio. Allora, quindi per capire questo ovviamente dobbiamo capire quali sono le priorità nella vita, cioè se dico che non influisce sulle cose importanti, allora quali sono queste cose importanti, quali sono le priorità nella vita? Tre priorità ragazze ci sono nella vita, valgono per tutti, anche per gli uomini. Però per le donne il modo in cui si possono ottenere queste priorità e cui si agisce per le priorità è diverso. Tre priorità: salute personale, salute delle persone vicine intorno, quindi della famiglia e delle persone a cui si vuole bene, metterei amici, parenti, tutte le persone che si vogliono bene. Terzo, i soldi, ovvero perché i soldi? Perché tutto ciò che non rientra nelle prime due categorie può essere ottenuto con i soldi, quindi i soldi amplificano, migliorano tutto ciò che si ha. Allora, priorità. La prima priorità, la salute personale. Ora, ovviamente l'IBD abbassa un po' la salute personale, però questo non vi blocca dal prestare massima attenzione alla vostra salute, quindi dall'allenarvi al meglio possibile, dal mangiare al meglio possibile, in modo tale che la vostra bellezza, che è una caratteristica molto importante per le donne, perché gli uomini valutano molto la bellezza nelle donne, la vostra bellezza non sfiorisce e rimane per più tempo, ok? Quindi il primo punto dovete stare molto attenti, quindi questo non viene dall'esterno, ok? Dall'esterno potete avere bellezza, potete avere una bellezza, questa non la decidete voi, non è qualcosa che vi che potete cambiare, anzi non cambiate, non vi fate cose strane perché queste cose agli uomini non piacciono. È importante la salute, sulla salute dovete agire per forza da sole, quindi prestate massima attenzione alla salute, il più possibile. Il secondo punto è, abbiamo detto, le persone che vogliamo bene, quindi la famiglia. Ora, persone che vogliamo bene, quindi amici, famiglia di origine, parenti, questi ci sono e dobbiamo prestarci massima attenzione, nel senso nel vivere queste relazioni, però quella su cui si può avere più enfasi, su cui si può agire di più, è la famiglia che si andrà a creare. Ora, per andare a creare una famiglia ovviamente serve un uomo. Ok, questa quindi è la seconda priorità, e sulla seconda priorità l'IBD vi può dare un piccolo vantaggio. Perché questo? Ragazzi, gli uomini sono attratti dalla femminilità, ok? E la fragilità è un tratto femminile, ok? Quindi l'IBD aumenta un po' la fragilità, vi rende un po' più indifese in alcune situazioni. Agli uomini piace. Quindi cosa è importante? Prima di tutto che voi troviate l'uomo giusto e che prendete la scelta giusta nel momento giusto per quest'uomo. Perché spesso e volentieri, per cosa succede per quanto riguarda le donne? Ci sono gli uomini che ci provano, tanti uomini che ci provano, e voi dovete scegliere, diciamo, questi nel 99% dei casi. Potete anche voi provarci con gli uomini, eccetera, ma diciamo la realtà funziona così, sono gli uomini che ci provano con voi. Voi utilizzate delle tattiche, se utilizzate delle tattiche o lo fate anche in maniera involontaria per attrarre questi uomini che poi ci provano con voi. E quindi voi dovete essere bravi ad agire sulle cose importanti che possono prima di tutto far avvicinare a voi gli uomini di qualità, quelli che sono buoni. Dovete saperli riconoscere, perché a volte è difficile riconoscere un uomo buono ma che sa il fatto suo rispetto a un uomo cattivo, ok? Magari delle cose iniziali sono simili, ma poi quello che è buono dopo, andando avanti, vi porta i vantaggi e vi dà ciò che vi meritate, se ve lo meritate. L'uomo cattivo no, l'uomo cattivo probabilmente vi sfrutta, ok? Quindi dovete saperli riconoscere, e questo si fa cercando di capire la realtà. Ora, qual è il momento giusto per prendere questa scelta? Dico purtroppo, perché è un range che arriva ad un'età, quando
quando è proprio l'inizio, è tra i 18 e i 25 anni, secondo me. Se vogliamo allargare fino a 30 anni, se proprio vogliamo allargare, però tra i 18 e i 25 anni è il picco di bellezza delle donne, dove appunto sono più dove l'attrazione è al massimo, quindi tanti uomini ci provano con voi. E in quell'età, se prendete la scelta giusta e scegliete effettivamente il ragazzo migliore, vi state costruendo, state scommettendo sulla vostra vita, su qualcosa di molto bello, perché poi tutto ciò che verrà dopo andrà costruito. Quindi prima decidete a chi, con chi costruire questa vita, prima riuscite e più tempo avete per costruire, quindi uscirà tutto meglio. Arrivando al terzo punto, sono i soldi. Ora, i soldi, come potete avere accesso ai soldi come ragazze? Potete avere accesso ai soldi con una carriera, ed è ciò in cui spinge la società, però abbiamo visto dalle priorità che la seconda priorità è la famiglia, non sono i soldi. E quindi la famiglia viene prima della carriera, soprattutto nel caso delle donne. Le donne, quindi, come possono accedere ai soldi? Possono accedere con una carriera, oppure attraverso l'uomo che decidono di sposare, l'uomo con cui decidono di stare insieme. Quindi, siccome la famiglia è molto importante, voi potreste scegliere un uomo che vi permette di vivere senza lavorare, ok? Ora, su questo aspetto, e questo è il terzo punto, io devo parlare di ciò che biologicamente, quali sono gli istinti all'interno delle persone e soprattutto poi vedere quali sono quelli all'interno delle donne. Allora, qua dobbiamo chiamare in causa Charles Darwin con la teoria della sopravvivenza e della riproduzione. Ok, perché l'amore è la forza più potente nel mondo? Proprio per questo, perché la vita si è costruita, cioè si è creata per poi continuare. Cioè, proprio per come si è evoluto tutto, la vita deve continuare. Da quando è iniziata, in qualche modo, l'obiettivo era quello, e quindi l'obiettivo, anche se adesso ci siamo trasformati, abbiamo un cervello incredibile, possiamo fare tante altre, la biologia, l'istinto è quello di dover continuare la vita e quindi riprodursi. E nel caso delle donne c'è un forte istinto a voler stare con i figli, ok? A voler prendersene cura, soprattutto quando sono piccoli. Ora, per poter avere questo, non è che dovete essere indipendenti e poi sposarvi un uomo che ha il vostro stesso introito di soldi, e quindi poi, siccome lavori tu, lavora lui, i figli non te ne prendi cura tu, donna, ma se ne prenderà con un'altra persona. Pagate poi le persone per prendervene cura. Diciamo, è tutto un miscuglio, la società è diventata una cosa che non, a me non piace, effettivamente. Io preferirei molto di più se... Ho la donna che si prende cura dei miei figli e li cresce i miei figli. Ok, questo diciamo per quanto riguarda me. Però in generale, se potete avere una situazione del genere, dove appunto l'uomo può darvi questa possibilità, l'istinto vostro è appagato e diciamo che state più felici. Questo non vi vieta da dover, ovviamente, da poter lavorare, da poter perseguire una carriera, eccetera, eccetera. Però vediamo... Quindi quali sono le cose che gli uomini valutano di più nelle donne? Allora, prima di tutto valutano la bellezza. Questo è il primo punto, è per quello che gli uomini sono attratti da voi. Perché valutano la bellezza? Perché gli uomini, l'istinto dell'uomo è quello della, come sempre, della riproduzione, si fa tramite il sesso. Perché noi abbiamo un istinto nel voler andare verso una ragazza che ci piace molto fisicamente, esteticamente? Perché ovviamente ha delle caratteristiche migliori genetiche, quindi a noi ci piace di più. Cioè, questo è il motivo biologico. Ok, quindi la bellezza è molto importante. E questo è il primo punto: la salute. Dovete prendervi cura del vostro corpo, dovete prendervi cura, mangiare al meglio possibile per mantenere la vostra bellezza elevata. Questo dovrebbe essere il motivo per le donne di essere in forma. Ok, questo è il motivo che vi spinge, quindi questa è la biologia. E gli uomini valutano tanto questo. Quindi, poi veniamo alle altre caratteristiche che vengono un po' dopo, soprattutto quando ci inizia la conoscenza, e soprattutto nel rapporto che cosa ci deve essere, cioè l'uomo cosa vuole poi nel rapporto. Sicuramente il sesso. Sesso al primo posto, l'uomo vuole quello. Se non c'è quello, non vi mettete con un uomo con cui non vorreste fare sesso, perché... E si sfascia tutto. Il sesso ci deve essere presente, e fate sesso con l'uomo. Per lui è importantissimo, primo posto. Altre caratteristiche: tranquillità. Ci deve essere tranquillità. La donna non deve
non deve portare ulteriori pensieri nella vita dell'uomo, eccetera. La vita dell'uomo è già stressante. La vita dell'uomo, di quest'uomo di cui stiamo parlando, che vi dà la possibilità di poter anche non lavorare, è la colonna portante, cioè la persona di riferimento. Se c'è un problema, l'uomo è là. È la sicurezza. Quindi sapete che con lui potete stare tranquilli, i soldi ci saranno sempre, non starete per strada, eccetera, eccetera. Molto importante che lui abbia tranquillità quando torna a casa. I problemi ci sono già sul lavoro, per fare i soldi, eccetera, eccetera. Quando torna a casa ci deve essere tranquillità. Ora, quindi, quando una donna è tranquillità, ha queste caratteristiche di tranquillità, è un punto in più, due punti in più. Sono una donna che porta tranquillità rispetto a una donna che non porta tranquillità, è di più alto valore agli occhi degli uomini rispetto ad una che non porta tranquillità. Altre caratteristiche. Se la donna sa cucinare ed è contenta di cucinare, cioè vuole cucinare, non è che gli viene chiesto, non è che l'uomo arriva e dice cucinami quello, cioè sarebbe bello per l'uomo, di certo non gli dispiace, però se la donna è contenta di cucinare e cucina volontariamente per l'uomo, questa è una caratteristica di altissima qualità per l'uomo, e porta in alto queste caratteristiche. Rientra sempre più o meno nella tranquillità, nel senso che torna a casa, trova pronto, oppure cioè la donna ha cucinato da mangiare, lui si sente importante, gli sta dando importanza alla donna, e quindi l'uomo è contentissimo di condividere le esperienze, di farvi vivere poi esperienze bellissime, di condividere i soldi, eccetera, eccetera. Ve li dà senza nemmeno che non gli dovete nemmeno chiedere, perché anche sarebbe brutto da quel punto di vista. Cioè l'uomo di qualità, anche in questo caso, è l'uomo che poi ve li dà i soldi, ma perché voi avete questa caratteristica. Un'altra, abbiamo detto, quindi cucinare, se mette in ordine la casa, pulisce la casa volontariamente, cioè nel senso che è una spalla sull'uomo, cioè l'uomo fa determinate cose, ok, e usa determinati strumenti, oppure si veste, eccetera, eccetera, poi li lascia in giro perché non li vuole lavare. Se glieli lava la donna, significa che la donna sta mostrando grande rispetto ed è contenta di fare, lo sta aiutando in quello che fa per i soldi, e quindi l'uomo è contentissimo. Un uomo che ha tanti soldi, tutte queste cose, il cucinare e il mettere in ordine la casa, potrebbe pagare altre persone per farlo. Una donna che però lo fa ed è contenta di farlo, rende contento l'uomo e rende quindi la donna di altissima qualità. Quindi tranquillità, saper cucinare bene e quindi cucinare, e aiutarlo nella vita ed essere una spalla, quindi supportarlo in tutto ciò che vuole fare, fargli capire che è contenta di quello che fa, eccetera, eccetera. Questo aiuta molto, un uomo non vi lascia mai con queste cose, ok? Anche se può essere un uomo di altissima qualità che piace a tante ragazze, magari vi tradisce, ma non vi lascia mai, nel senso non vuole stare con quella donna. Può capitare che vi tradiscano perché è un uomo di altissima qualità. Ma comunque, diciamo che stiamo parlando del top del top. Gli uomini che invece sono buoni e che vogliono questo esistono. Purtroppo la società spinge in un lato opposto, cioè spinge le donne a dire dovete essere indipendenti, soprattutto il movimento femminista attuale, dovete essere indipendenti, poi solo dopo vi dovete sposare, cioè vi sposate a 35 anni, che non lo so, poi che figli potete avere. Invece questo deve essere fatto molto prima lo fate, meglio è. Dai 18 anni già potete iniziare a scegliere, prima scegliete meglio è, ok? Perché poi la vita va costruita, qualcosa di bello va costruito e ci vuole impegno. Queste sono le caratteristiche che piacciono agli uomini. E quindi l'IBD, tutte queste caratteristiche, tutte queste caratteristiche le potete avere, ok? L'uomo, soprattutto un uomo buono, eccetera, prima di tutto, abbiamo detto, l'IBD rende un po' più fragile, la fragilità è un segno di femminilità, e quindi sotto questo aspetto l'IBD può migliorare questa cosa. Quando state male, non è che vuole che fate queste cose, l'uomo vuole vedere l'effort che ci mettete, ok? Quando state bene, lui saprà ovviamente che avrete questa malattia, e quando state male è contentissimo magari di pagare i migliori dottori, eccetera, eccetera, per farvi stare bene. E poi quando state bene, voi gli dimostrate tutto questo amore con queste cose che fate. Quest'effort che mettete quando state bene è ciò che fa la differenza, non quando state male che dovete fare. Quando state male non dovete fare niente, lui è contento di prendersi cura di voi perché siete fragili, è contentissimo. A suo modo, ovviamente, quindi pagherà i migliori dottori, vi farà stare accuditi al meglio, se ci sono problemi lui è il primo che vuole risolvere, anzi li risolve perché è un uomo di qualità, eccetera, eccetera. Quindi in questo modo potete avere una vita, prima di tutto, stupenda, ok? L'IBD viene, e quando avete il problema con l'IBD,
è l'uomo che viene agisce così immediatamente, ci pensa lui. Dici sto male, allora lui chiama i migliori dottori, vengono a casa, tu non ti devi nemmeno muovere, ti danno le migliori terapie se servono le terapie, la miglior dieta, la palestra a casa se vuoi la palestra a casa, un sacco di cose a cui potete avere accesso solo seguendo un po' l'istinto e la biologia che c'è dietro. Quindi Charles Darwin insegna molto. La vita ve la potete mettere su dei binari bellissimi se seguite questo. E purtroppo dico la società non va in questo senso, ma se capite la realtà come funziona e la società spinge in un altro lato, per voi è più semplice, perché se tante persone prendono la scelta sbagliata e poi una persona prende la scelta giusta, è più facile avere accesso a delle cose belle prendendo la scelta giusta rispetto a tante persone che prendono la scelta sbagliata. Purtroppo la società sta distruggendo anche gli uomini, li sta completamente modificando, annientando. Vogliono gli uomini che diventano più femminili, ma che cosa? Cioè proprio l'istinto lo stanno distruggendo. Alle donne piace la mascolinità e agli uomini piace la femminilità. E questo si dovrebbe mantenere, questo è per l'istinto. Ci si cerca di andare contro tutte queste cose all'interno del nostro, perché questi derivano dal DNA, da cose che si sono sviluppate in centinaia di migliaia di anni, non cambiano in poco tempo, non cambiano in 10 anni, e quindi andarci contro ti porta a vivere una vita e non capisci nemmeno il perché, diciamo, non ti senti soddisfatto eccetera. Per sentirsi soddisfatto bisogna, adesso che abbiamo il cervello, bisogna anche sfruttare il cervello razionale per prendere le decisioni migliori andando in linea con ciò che c'è, che dice la nostra biologia. Quindi ragazze, l'IBD potrebbe essere anche un vantaggio per voi, solo l'IBD non vi porta questo. Ovviamente so che ci sono situazioni molto gravi dove non c'è nemmeno solo l'IBD, ma anche in questo caso, siccome la società spinge in una situazione e in una direzione completamente schifosa, anche in questo caso prendendo le scelte giuste potete avere una bellissima vita. Quindi ovviamente non pensate che sia tutto finito, non soffermiamoci soltanto su determinati pattern rigidi, ma potete, ci sono tante cose che si possono fare, tante cose potete utilizzare, utilizzate la testa, utilizzate l'intelligenza che abbiamo adesso per trovare strade, strategie, eccetera, eccetera, perché è molto bello, ma focalizzatevi sulle cose importanti. Quindi salute personale, salute delle persone a cui si vuole bene, quindi la famiglia soprattutto, e la famiglia è al secondo posto, e poi i soldi, ragazze, i soldi li potete avere anche, e avete accesso ai soldi. Vi faccio un esempio immediato: le ragazze a 18 anni, alle ragazze a 18 anni vengono offerti drink, passaggi in macchina, eccetera, eccetera, cosa che i ragazzi non possono avere. Per i ragazzi la vita è molto più difficile, a 18 anni c'è sempre da fare una scelta importante, ma questo magari farà parte di un altro video. E quindi spero vi sia piaciuto, che vi sia arrivato un bel messaggio, che magari vi ho fatto pensare. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Domenico.